Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi sono qui a presentarvi finalmente il video sul Foot Draft. Come potete vedere ho 15.026 crediti e non li ho toccati perché volevo fare appunto il draft. Andiamo a vedere subito di farci un draft online, dovrebbe costare 15.000 crediti. E infatti, dai, andiamo ragazzi. Allora, scegliamo bene il modulo perché una volta scelto no, può essere cambiato. Allora, a me la difesa a 3 in questo gioco ancora non mi convince. La sto provando con un'altra squadra, però non mi sta convincendo. Io opterei per un 4-2-3-1, 3-5-2, 5-3-2. Facciamo un 5-3-2, ragazzi, perché è l'unico che mi convince. Capitano, ragazzi, ci ha messi. Ne ha messi Ronaldo. Ardua scelta. Vabbè ragazzi, io scelgo Ronaldo perché so usare Ronaldo. No, qua però ragazzi. No, non me lo fa cambiare. Ok, dai, allora partiamo dal portiere. Attenzione. Io opterei per Casillas. Allora, Courtois. Abbiamo un 89. 80. Ah ragazzi, 84, 86. Mettiamo Courtois, ragazzi. Allora, io partirei dall'attacco perché almeno alla fine abbiamo più intesa. Ok, allora. In attacco, Van Persie, Cavani. Mamma mia, che schifo però. Mettiamo Cavani. Cavani in coppia con. Oh! Ma guardate, ragazzi, non so chi scegliere. C'è il Kun Agüero, però. Mettiamo Lewandowski. 83, 90, no ragazzi, Suarez. Suarez in attacco che fa intesa anche con Cavani. Poi CC. Allora, CC, vediamo un po'. Aspettiamo per Dembélé. L'intesa proprio non c'è in questa squadra. Scusate il telefono che vibra ogni tanto. Fatemi mettere silenzioso. Ok. Allora, mettiamo Kovacic che fa intesa con Suarez. Poi un altro CC. C'è Roberto che farebbe intesa anche con Suarez. Però c'è anche Xhaka. Volevo. Chi posso prendere, ragazzi? Dai, andiamo su Roberto così per intesa. Mettiamolo qui. Ok. Ma a me non mi piace quel questo Ronaldo lì. Allora, centrali andiamo con ovviamente Luis. Van Beek è quello più. No, mi serve anche uno per l'intesa, ragazzi. Mettiamo questo qui, che non so chi è. E poi Mathieu che fa intesa con quelli del Barcellona. A destra Arbeloa che fa intesa. E poi andiamo in panchina subito. Bella, bella questa panchina. Allora mettiamo come portiere. Vediamo un po'. Abbiamo Pelé. Dai, mettiamo Yoel. Poi mettiamo questo qui 85, 75, vai. Almeno abbiamo anche un if. Terzino sinistro. Mettiamo Gaia, che poi lo metteremo qui. Poi adesso sono scelti tutti quelli più forti. Allora, opterei per Ben Arfa, che lo userò in squadra come po' fisso. Ok, poi Götze, Schneiderlin, Caserla, Götze. Prendiamo Götze. Poi. Oh, guardate Mukando, 92 di velocità. E proprio abbiamo anche Pisellone Barbo. Conopli anche, che se la cava bene.
Vediamo in che campionato. Allora, abbiamo una Ligue 1 come come Cavani, però io devo mettere in attacco Cristiano Ronaldo, quindi mi serve uno della Lega BBVA. Però effettivamente conoppi anche Maes, quindi non sarebbe molto adatto a quel ruolo. Però prendiamo Conopianca. Ragazzi, questa squadra la sto facendo proprio con i piedi. Mi aspettavo una squadra un po' più forte, forse ho sbagliato modulo. Era meglio un 3-5-2. Vabbè. Vediamo un po'. Serie A team, Lega Russa. Prendiamo Alonso della Serie A, no? Prendiamo. Sì, prendiamo Alonso della Serie A, che è spagnolo. Oh, Neymar! Sì, Neymar. Neymar e Di Maria. Prendo Neymar perché c'ho Cristiano Ronaldo. Abbiamo Sterling, Hulk. Vabbè, vabbè, sono ruoli che non mi servono, quindi vabbè, prendiamo Sterling, ragazzi, può sempre servire. Prendo le sostituzioni. Oh, abbiamo anche. Allora, in attacco io avrò Suarez. Non mi serve la casetta. Lewandowski, posso prenderlo? Prendiamo la casetta, vai. Lewandowski, scusate. Poi optiamo per un portiere decente in panchina, perché lo Yohel non mi piace. E Yang Ambiwa. Ok, squadra fatta. Ok, allora togliamo immediatamente questo qui, mettiamo questo qui. Terzino sinistro mettiamo Gaia. Mettiamo questi qui. If ok, vabbè, avere Lewandowski, vabbè, togliamo questo qui che non mi serve. Allora, un terzino sinistro, se c'è un terzino sinistro della Barclays Premier League, non ho niente della Barclays Premier League, quindi dovrei optare, vediamo se sale la l'intesa. No, con Conopianca no. Non sale l'intesa. No, Neymar terzino non voglio. Mettiamo questo qui, dai, che almeno è più veloce. No, lasciamo così le cose come stanno. Allora. Però opterei in difesa a mettere anche Ambiwa qui. Facciamo così, mettiamo questo Kovacic qui, così fa più intesa al centro. Questo qui, vediamo se metto un attimo Conopianca, cosa mi dice qui. Oh, va, facciamo così, vai. Adesso abbiamo le cose ben definite. E in porta non abbiamo nessuno che fa intesa. Volevo prendere a Casillas, mannaggia. No, abbiamo Navas. Navas, Navas. Ok, quindi abbiamo una bella intesa, ragazzi, dai. Meglio di niente. No, facciamo che si mettiamo Matteo qui. No, è la stessa cosa. Ok, dai. Facciamo così. E andiamo. Dove c'è l'allenatore, che è? Ovviamente abbiamo tutti spagnoli e non c'è uno spagnolo. Ma dai, eh. Ah, è proprio uno spagnolo. Una valutazione di 165. Però posso cambiare la formazione. Il mod, no, non posso. Andiamo, ragazzi. Quindi ci vediamo di attendere l'inizio della partita. Eccoci qui, ragazzi. L'abbiamo trovato. La mettiamo la divisa russa. Questo qui si chiama elastico. Ma no, speriamo di non perdere l'inizio. Dai, ragazzi, che è la prima partita che faccio. Vabbè, come intesa sta messo un po' meglio di me. Però, come squadra, non mi preoccuperei al momento. Dai, 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 tutta, ragazzi. Benzema, Higuaín, Insigne, Amsic, Bale. Qui Pierluigi Bardo pronto a commentare.
Però noi siamo più forti, ragazzi. Noi siamo più forti. Cerchiamo di giocare bene questa partita. Perché abbiamo una squadra capace di lottare. Attenzione. Suarez. Ehi. Voglio fischiare rigore, arbitro. Per piacere. Non mi ha dato nemmeno l'angolo. L'unica cosa è che ho sbagliato proprio modulo, perché avere una S come Conoplianca, CC, guardate, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ci siamo presi il primo gol, ragazzi, eh. Sembrava una partita equilibrata sulla carta. Strootman, Higuain, la dà indietro, Ronaldo, Suarez, Roberto, Kovacic. Sbaglia, 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 sbaglia. Conoplianca, Conoplianca, Conoplianca. Dai, Cono. Grande Ronaldo, grande Ronaldo, il tiro di Ronaldo. La pizza, il palo, no. Da, ha preso il palo. È il nostro primo tiro in porta. Le abbiamo fatto capire chi siamo. Comunque, ragazzi, se passo questo turno con questa squadra non andrò avanti molto, secondo me. Perché l'ho fatta proprio male, l'ho fatta con i piedi, no! 2-0. 2-0, ragazzi. Mamma mia, che schifo, che schifo. Mi vergogno, ragazzi. Mi sto vergognando. Un tiro in porta, non è mai capitato. Allora, io vado a fare la formazione perché non posso giocare in questa maniera. Allora, mettiamo chi di ruolo, per piacere. Allora, Cavani, Ben Arfa. Tanto l'intesa rimane uguale, mettiamo qualcuno più forte perché sennò ci fanno il culeros. Credo che il primo a Ragazzi, essere abbiamo fatto delle sostituzioni, proviamo a vedere, parte il secondo tempo. comincia il secondo tempo. Speriamo che vada meglio. Dai, cominciamo col botto. Cominciamo subito, dai, in attacco, in attacco, in attacco. Grande Götze. Götze, Götze. Dai, era gol! Mannaggia, mi ha fischiato. Io da qui non le so battere le punizioni. Ecco, ti pareva si è messo lo stronzo davanti. Ma avevo segnato prima! Arbitro di merda. Adesso comincia anche a laggare. Te pareva? Cristiano Ronaldo con lag. Dai, perché devi laggare quando sto in attacco? Suarez! No! Dovevo giocare così prima, vaffanculo. Scusate i termini, ragazzi, ma sono molto arrabbiato. Questo che fa perdere tempo. Dai, dai, dai. Bale, no. Bale no, attenzione a Bale. E vaffanculo. Ragazzi, questo foot draft non c'è da fare. Mi dispiace. Siamo andati proprio male. Abbiamo preso un avversario. Che oltre a essere forte è anche fortunato. Suarez. Ben Arfa. Suarez! No! Ma come? Ma quanto mi fai schifo.
Cioè, la sta vincendo così, due gol annullati. Ma per Stiamo piacere. provando. A posto suo mi sarei già scavato una fossa e messo a piangere, no? Per la vergogna, mi ha nascosto la faccia. E vabbè. E va bene ragazzi, purtroppo questa partita, non so, la chiamerò. Questa partita non sa da fare, perché. E sto provando tutte, ma. La palla non va, non va. Addirittura Ronaldo che mi sbaglia le finte, quindi. E lui con Higuaín mi passa così Buono dal facilmente. centrocampo. A un centimetro dalla porta gliela para. Neymar. Suarez. Götze. E vai, è primo. Come dice Pierluigi Pardo, almeno la dignità. Siamo Facciamo dentro. almeno un gol. Magari non finirà così. Che diamine, ragazzi, farvi vedere una mia sconfitta così totale, Il bruttissimo. cuore. Giocatori che non sta. Sulla fascia, provo un cross e vaffanculo, ora segni. Che cazzo fai? Ragazzi, 3-2. Manca poco, ma di sicuro ci proveranno, non 3 possono a 2 al farlo. 90esimo. Abbiamo perso 3-2. Fischio dell'arbitro, 3-2, risultato finale. Rimonta non riuscita. Devo vedere un attimo le statistiche e quant'altro. Perché secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo dominato di più. C'è da dire questo, eh. E infatti, come tiri ci siamo, abbiamo avuto anche questi una buona precisione, però. Vediamo un attimo le azioni salienti, se ci fa vedere qualcosa. Vabbè, Artiglia bene il pallone. questo qui non ci interessa. Non gol. Ah, vedete, questo qui è non gol. Di pochissimo l'aveva fatto. Mannaggia, è fuori gioco. E va bene, ragazzi. Allora, il video si conclude qui. Mi dispiace perché volevo portarvi la serie su FUTDRAFT. Volevo arrivare almeno alla terza partita. Però non è arrivata, non è arrivata. Vediamo se ci trovo qualche premio. Almeno di consolazione. Ah, vabbè ragazzi, devo aprire insieme a voi allora. Vediamo un po' cosa ci esce. Saremo fortunati almeno qui, dopo aver sprecato 15.000 crediti. Attenzione. Röde. Via. Contratti, contratti. E Digne che già ce l'ho. Però mi sa che il mio è senza contratti. Quindi. Ah no, più contratti. Quindi allora facciamo, diamo tutto al club. E questo qui lo mettiamo sul mercato trasferimenti, vai vai. Vediamo l'altro pacchetto oro. Attenzione ragazzi! Vedo un portiere, Weverton, Rossettini del Bologna, poi. Niente. Weverton anche già ce l'avevo, quindi mettiamo sul mercato, subito, subito. Dobbiamo raccumulare 15.000 crediti adesso, ragazzi. Vabbè, allora, andata proprio di merda. Basta ragazzi, basta meno che ho fatto questo video. Allora, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Gema Gamer, ciao!